l'adjustment clip in DaVinci Resolve. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex e oggi vedremo la potenza di quelle meravigliose clip che sono le clip di regolazione. Condividiamo subito il nostro desktop, abbiamo il nostro programma DaVinci Resolve, link in descrizione per il download. Intanto ragazzi, buon 2025, spero che abbiate passato delle buone feste, siamo pronti, tornati alla carica e andiamo avanti come veramente dei treni lanciatissimi nel imparare nuovissime features, nuovissime skills dei nostri programmi preferiti per la content creation, sia online che offline, perché sapete bene che la mission di questo canale è esattamente questa. Allora, clip di regolazione, cioè adjustment clip. Allora, cosa sono? Sono delle vere e proprie clip di regolazione. Oggi vedremo cosa sono, come si utilizzano e qual è la loro potenza e anche come si possono salvare per essere utilizzate in più progetti, che è veramente la cosa interessante. Allora, intanto ragazzi, io ho questa timeline nella quale io ho nel mio media pool, nella mia biblioteca, ho importato questi due video, ok, scaricati sempre da Opexel o Pixabay, ormai non mi ricordo più perché li ho già utilizzati più volte, e ho questa timeline, questi due clip inseriti, sono lunghe più o meno 8 secondi, giusto perché così possiamo vedere anche l'interazione tra più video. Allora, clip di aggiustamento o clip di regolazione o adjustment clip, dove si trovano? Si trovano sotto effetti. In effetti voi vedete, avete varie voci sotto effetti, avete titoli, avete transizioni video che avevamo già visto, sotto effetti il primo, vedete la prima voce è clip modificatrice, cioè adjustment clip. Noi la prendiamo e la andiamo a mettere esattamente qua, è una vera e propria clip vuota. E voi mi direte, ma come una clip vuota, cosa serve? Sì, è una clip vuota perché permette di andare come un contenitore di effetti che ha una sua valenza nella parte di clip su cui è andata a posarsi, cioè adesso chiudiamo effetti. Io in questo contenitore qua di clip, vedi, in questa clip vuoto, posso andare a inserire più effetti che andranno ad agire esattamente su questa parte qui di clip, cioè esattamente per la lunghezza della clip stessa, ok? E non vado ad agire solo sulla clip sottostante, ma vado ad agire su tutte quelle parti di clip sottostante, cioè se io qui sotto avessi un altro video, ad esempio un'altra clip così, questa mia clip modificatrice, adesso qui alzo il mio viewer, questa clip modificatrice qua andrebbe con i suoi effetti a modificare queste parti qui, cioè tutte le parti di clip sottostanti della stessa lunghezza. E ovviamente non c'è maniera di andare a applicare gli effetti solamente ad una di queste due clip, cioè se io qui applico dei modelli alla mia adjustment clip non posso andare a dirgli applicami solamente su questa sotto o su questa sopra, ma andare ad agire inevitabilmente su tutte le parti di clip sottostanti, ok? Faccio un CTRL Z in maniera tale da andare a ripristinare la posizione iniziale, che è quella più comoda per noi oggi, che è questa. Io quindi posso andare ad agire, come abbiamo detto, ad applicare più effetti in questa mia adjustment clip. Allora, quindi come funziona? Abbiamo detto che io posso andare ad applicare diverse regolazioni a questa clip, diversi effetti, che vanno ovviamente a modificare le parti delle clip sottostanti. Andiamo ad esempio, adesso la rendiamo lunga, vedete che io posso andare ad aggiustare la mia durata di questa clip, quindi posso farla durare come più mi piace. Adesso voglio andarla a creare di 3 secondi, ok, lo vedete qua. Quindi il mio adjustment clip di 3 secondi. Andiamo ad esempio a vedete che questo è un video di questo, l'abbiamo già visto questo video di questo motoscafo. Mettiamo che in questa posizione qua, in questa posizione qui, io voglio fare uno zoom sul mio motoscafo, ok? Io come posso fare? Potrei andare a tagliare questa parte di clip sottostante, andare ad applicare gli effetti in questa clip, ma con la mia adjustment clip faccio veramente in un attimo, perché con la mia, vedete, il mio clip modificatrice attivo, vado su esplora e devo fare ad esempio uno zoom, mi metto qui così vedo bene, vado a fare uno zoom così ad esempio, vado a spostare ad esempio l'asse, vado a spostare sull'asse delle Y, vedete il mio motoscafo, vado a fare ancora uno zoom in realtà ad averlo bello al centro, chiaramente devo stare attenti alle bande nere, e andiamo a vedere cosa abbiamo combinato. Chiudiamo il nostro Explorer, vedremo che esattamente qui in corrispondenza della mia, boom, vedete, la mia adjustment clip, boom, lui mi va a fare questo zoom, vedete? Quindi ho applicato questo effetto alla mia parte sottostante di clip solamente perché l'ho applicata in questa mia clip di regolazione. E io posso andare ovviamente a fare diverse modifiche. Io posso andare ad esempio nel mio Explorer, posso andare a mettergli uno zoom dinamico. Se vado a mettergli lo zoom dinamico, io avrò, vedete, avrò anche questo tipo di movimento, vedete?
quindi ho applicato un ulteriore effetto, un'ulteriore modifica fisica, ok? E posso andare inoltre a mettere ulteriori effetti, quindi posso andare ad esempio a mettergli un effetto, ad esempio vignetta, per dire, quindi vado, apro i miei effetti e vado su OpenFX e vado a scrivere vignetta, vedete qua, vignettatura, lo vado a prendere, lo vado a mettere nella mia adjustment clip, vedete, e vado sempre in, chiudo effetti, sempre in Explorer, in Inspector, e vado a modificare la mia, vedete, la mia regolazione della vignetta, quindi più o meno grande. Adesso voglio fare ad esempio una cosa del genere, in maniera che sia molto visibile, posso andare a regolare la morbidezza, posso andare a fare così, e nel mio video posso andare, sempre con la mia clip modificatrice attiva, posso andare a dargli, andare a mettere, vedete, al centro, ad esempio, il mio motoscafo, quindi avrò fatto una cosa del genere, vedete? Boom, quando arriva la mia clip modificatrice, boom, ho messo in risalto, vedete, il mio motoscafino. Quindi capite bene la potenza di questa clip modificatrice, questo contenitore di effetti che va ad agire su tutte le clip sottostanti, tutte le parti di clip sottostanti. Io posso andare ovviamente ad aggiungere mille altri effetti, il blur, il mosaic, eccetera, tutti praticamente quelli che sono all'interno dell'OpenFX. Come abbiamo visto, chiudo l'Explorer, posso andare a modificare quindi la lunghezza ovviamente della mia adjustment clip, quindi vedete, io posso andare a fare un play, vedete che lui mi agirà su tutta la parte sottostante. La cosa bella è che io posso prendere questa mia clip e andarla a spostare, vedete, ad esempio in questa parte qui, e questi stessi effetti andranno ad essere applicati sulla mia nuova clip, quindi questa clip di questa bella scogliera, vedete, io ho esattamente riprodotto i miei stessi effetti, e posso andare a prendere, andarla a mettere ad esempio qua a cavallo di due clip. E quindi io cosa avrò fatto? Avrò fatto, vedete, mi applicherà gli stessi effetti, vedete, a entrambe le clip, anche se sono messe una a seguito dell'altra. Ma questa mia clip modificatrice non solo va ad essere un contenitore di OpenFX, ma va anche, adesso la sposto qui, mi va anche a, adesso prendo e vado ad esempio a togliere i miei effetti di vignettatura, così vediamo bene, qui li rimetto a impostazione di base. Quindi la mia clip modificatrice funziona anche nell'interno della mia color page, quindi con la mia clip attiva voglio andare a cambiare, a fare una color correction ad esempio di questa mia, o una color grading di questa mia clip, di questa mia parte di clip. Quindi io vado, mi sposto sulla pagina di color, sapete che ho fatto dei video apposta per ognuna di queste 7 pagine, se ovviamente ve li siete persi andatevi, in prima di tutto iscrivetevi al canale, poi andatevi a vedere i video relativi ad ognuna di queste 7 pagine di DaVinci Resolve. Tra l'altro ho fatto anche il corso completo che dura 3 ore e mezza, quindi mi raccomando iscrivetevi e andatevi a vedere questi video basilari. E vedete che io all'interno della mia color page vado qui nella mia ruota colore, vedete che se io attivo clip ho la mia clip modificatrice attiva, quindi chiudo clip e posso andare a fare, vedete, aumento il contrasto, la mia color grading, color correction. Quindi vado ad esempio a modificare, adesso vado a caso così, vedete, quindi se io torno nella mia pagina di edit, vedete, qui ho la mia clip normale, boom, e in questo caso io ho sia lo zoom dinamico che avevo lasciato, ma sia anche, vedete, che mi ha fatto questa mia color grading. Quindi capite bene cosa io vado a fare, quali tipo di modifiche di effetti e di modifiche sia di fisiche della clip, ma anche di color grading o color correction, esattamente in punti mirati in veramente un attimo. Quindi veramente una potenza della clip modificatrice veramente devastante. La cosa bella è che io vedete, questa stessa color grading, color correction, posso andarla a mettere esattamente qua, vedete che mi ha fatto esattamente la stessa tipologia di modifica al color grading che io avevo fatto qui. Lui me la riprende, ovviamente essendo qui l'effetto, e quindi mi va a applicare dovunque io lo metto, questi effetti vanno ad agire sulla parte sottostante della clip. Ed è molto bello perché io posso fare, ad esempio, voglio ripetere questa mia stessa clip in più parti della mia timeline, io posso fare con la mia clip attiva Ctrl C, poi vado qui e faccio un Ctrl V. E vedete che lui mi ha esattamente copiato la stessa identica clip modificatrice. Ma se io volessi salvare questa mia tipologia di modifica all'interno della mia biblioteca, del mio media pool, niente di più facile, perché io vado ad aprire il mio media pool, vado a prendere, vedete, la mia clip, questa, vado qui su Explorer prima ancora, vado su File e gli vado a dare un nome, vedete qui il nome di default è clip modificatrice, gli vado a scrivere Adjustment 1, ok, gli vado a dare magari un colore che preferisco, vedete in questo caso verdino,
chiudo il mio Explorer, lo vado a prendere, lo vado proprio a spostare fisicamente nella mia media pool. E vedete che ho il mio adjustment 1, quindi io posso andare a prenderlo e andare a metterlo dovunque mi pare, ed esattamente la stessa modifica, le stesse identiche modifiche. E allora voi mi chiederete, ma se io volessi invece questo mio adjustment 1 andarlo a, visto che mi piace come tipo di modifica ed è una cosa che voglio fare in più video, in più progetti, quindi andarlo ad applicare in progetti futuri, devo andarlo ovviamente a salvare all'interno del mio Power Bin. All'interno qui del Power Bin, che sono le sono le mie modifiche salvate, diciamo le mie clip salvate, io cosa posso fare? Vedete, intanto se non avete questo Power Bin attivo, andate qui ovviamente su queste tre freccine, andate ad attivare mostra Power Bin, vedete che adesso non c'è, anzi tolgo anche Smart Bin che non mi interessa, ma invece attivo il mostra le Power Bin, vedete qua, io vado a prendere il mio adjustment e lo vado a mettere esattamente qua all'interno del mio master, vedete, qui avevo già creato una clip, adesso la cancello, elimina, e vedete che ho il mio adjustment 1. Se io adesso vado ad aprire un nuovo progetto, nella mia biblioteca sotto Power Bin, sotto master, io mi troverò la mia clip di adjustment clip che posso prendere e andare ad inserire nel mio nuovo progetto, e avrà le stesse identiche modifiche che io ho applicato questa clip nella parte sottostante della mia clip sulla timeline. Quindi veramente veramente una potenza di queste clip di regolazione veramente devastante. Un'altra cosa, ragazzi, che volevo farvi vedere è che quando voi andate, vedete che qui avete il color grading originale e qui avete il color grading modificato dall'adjustment clip. Se io vado su Explora e vado, una cosa che vi volevo come particolarità segnalare è quella della, vedete, della composizione, perché se voi andate a modificare l'opacità, in questo caso andate a modificare l'opacità della clip sottostante, cioè non andate a ridurre l'opacità della clip sottostante, ma andate a ridurre gli effetti, vedete, gli effetti che sono applicati nel mio contenitore di effetti. Quindi una zero opacità vorrà dire che io non ho affatto modifiche, ok? Che questa non ha modifiche. Se io faccio opacità completa, vuol dire che tutti gli effetti che sono qui stanno agendo al 100%, vedete? Quindi è, attenzione, una cosa che in molti confondono, ma che in realtà è molto molto importante. Bene, ragazzi, quindi le adjustment clip sono uno di quegli aspetti che veramente vi permettono di fare il salto di qualità nell'editing dei vostri progetti. Quindi, dopo aver visto questo video, fate, mi raccomando, tante prove, provate ad utilizzarli, perché vedrete che quando avrete preso confidenza con questo tipo di clip di aggiustamento, veramente non potrete più farne a meno. Ragazzi, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, lasciate un commento dicendomi cosa ne pensate e soprattutto dandomi nuove idee per nuovi video. Io ho già una nuova idea che vi svelerò nei prossimi giorni per i nuovi video. Venitemi a trovare sul mio profilo Instagram, vero_academy. Noi, ragazzi, come sempre, ci siamo appuntamento al prossimo fantastico video. Ciao e grazie a tutti.